longboard e surfare la strada. Ti sembra come di viaggiare sollevato da terra e cavalcare l'aria. Ho iniziato quasi per caso e è stata come una droga, non ho più potuto smettere. Faccio skate o comunque giro sulle rotelle da quando ho 14 anni. Sono di Barcellona Pozzo di Gotto, che è un paese in provincia di Messina. Pratico skate bene o male da quando ho 7 anni. Vivo in un paesino di provincia, facevo fatica a trovare tavole. Dopo qualche anno ho iniziato a fare qualcosa con le mie mani. Ai 10 anni ho avuto un incidente dove bene o male mi sono allontanato dalla tavola perché appunto una macchina mi ha investito. Se non ci fosse stata la tavola da skate mi sarei aperto il torace in due. Diciamo la collettività non è abituata, non ha l'occhio formato a percepire, a rispettare quindi una persona che sta andando sullo skate. Ho ricominciato a guardare lo skate, a uscire di casa, a praticarlo anche, stando sempre lontano dalle macchine. Quel sogno nel cassetto è sempre stato la moda. È necessario essere alte almeno 1,75 m ed io non lo sono. Mi sono trovata un'altra buona motivazione per non poterci lavorare, ovvero queste qui. Ho iniziato a fare tavole e adesso pian piano sto cercando di farlo diventare anche un lavoro. Questo bellissimo pezzo di legno, quindi ho detto bellissimo, il che vuol dire che l'adoro. Questa è una tavola da cruising, da utilizzare per girare per la città. Ci incontravamo un po' tutti quanti nello skate park, da là si incominciava a fare un po' di street. Si mettono i piedi sopra, si provano cose, si cade, perché soltanto cadendo capisci dove stai sbagliando. Continui a migliorare, ma hai sempre quella paura di toccare l'asfalto e di sentire l'abrasione. Più lo fai, più la tavola è parte di te, più migliori, perché conosci ogni sua millimetrica oscillazione. Certo feeling, conosci magari anche il tracciato, già sai la curva, come la devi impostare. È una gran sensazione perché riesci a dare il meglio di te, riesci a essere stanco anche stando fermo alle volte, diciamo. Io da quando ho iniziato non ho veramente più smesso di andarci, tanto che ho cominciato ad andarci all'università e non c'è stato più un giorno in cui io sia andata da Termini alla Sapienza a piedi, veramente, non so più camminare. Ti senti bene, il vento, tutti i rumori attorno, la velocità, riesci a toccare la velocità con te stesso, con tutto il tuo corpo. In quel momento senti una forma di libertà stranissima, perché ti senti legato a quello che hai sotto i piedi, ma ti senti padrone del mondo. Cerco di migliorarmi da solo, guardando video, guardando gli altri ragazzi, ecco, guardando gli altri ragazzi soprattutto, si è la comunità, stare assieme. È tutto come la vivi, non è tanto una cosa di riuscire a fare un qualcosa di più degli altri o non è competitività. Ho stabilito appunto dei contatti grazie allo skate, perché è l'unica cosa che sicuramente so fare e continuerò a fare. Ed è figo veramente. Sì, credo potrebbe essere un mondo decisamente migliore se ci volassimo di più. Andare in long è da sognatori, non a caso ogni volta che vado all'università è, non lo so, me la vivo benissimo, musica nelle orecchie, ovviamente mille occhi intorno, però sono io e la mia tavola e gli alberi e le canzoni che ascolto e il vento che scorre, quindi sì, invece quando cammino è passo, passo, passo e dico oddio, sto andando così piano perché...